se uno vuole se lo può mangiare anche così, ma di sopra se no ci metto una salsetta alle fragole. Questo è semifreddo alle fragole. Salve ragazzi, oggi vi faccio vedere un semifreddo alle fragole. Adesso vi dico gli ingredienti. 250 g di fragole, 80 g di zucchero a velo e 125 di yogurt bianco e 300 g di panna e uno stampo, quale vi piace a voi. Adesso metto le fragole. E metto anche lo zucchero a velo in un tegame e un cucchiaio di limone. Adesso vado ai fornelli. Adesso che sono i fornelli, si devono appassire un poco e si deve sciogliere lo zucchero a velo. Deve diventare tipo una cremina, però con i pezzi di fragole. E si continua sempre così. Dopo aver passato un paio di minuti sui fornelli è diventata tipo una cremina. Adesso li metto nella stessa ciotola che c'erano le fragole. E li copro con una pellicola. Dopo di aver passato un 20 minuti che si sono raffreddati le fragole, adesso montiamo la panna. Devono essere freddissimi sia la panna sia lo yogurt. Adesso gli verso lo yogurt. E adesso verso le fragole. Adesso che ho versato le fragole, li giro piano piano. Li faccio amalgamare per bene. E adesso che è ben amalgamata, io prendo lo stampo, che prima io l'ho foderato. Ho tagliato delle fragole e faccio la decorazione. Li metto sotto. E di sopra io gli metto il composto che avevo fatto prima, la crema. Adesso il semifreddo deve andare nel freezer per 6 ore. Ragazzi, dopo aver passato 6 ore in freezer, adesso lo impiattiamo. Questo è semifreddo alla fragola. Adesso io qua ho fatto una salsetta di fragole, un poco di zucchero e l'ho frullati. E adesso lo impiatto. Se uno vuole se lo può mangiare anche così, ma di sopra se no ci metto una salsetta alle fragole.
Questo è semifreddo alle fragole.